amici di YouTube, qui con voi è Shaleboom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, ebbene sì, avete letto dal titolo, avete capito anche dalla copertina, siamo in un nuovo video presentazione di un nuovo calciatore del Napoli. Prima che però parte il video vi chiediamo un piacere. Ultimamente state lasciando pochi mi piace, supportate i video con tanti mi piace. Ma ci ditto sangue, come fa? Tradotto e anche con tante iscrizioni e con la campanella attiva. Tanto è gratis, non si paga nulla, quindi mi raccomando, fateci questo regalo per il 2024. Se, allora, ragazzi, allora noi facciamo questo video perché nei commenti parecchi di voi avete detto quando fate il video di troppo. Voglio sapere il nostro parere. Il nostro parere. E allora io ti domando subito: cosa ne pensi del nuovo acquisto a caldo, Lo devi dire il pensiero a caldo, Ahmed Junior Traoré. Di questo calciatore Traoré, quando stava con lo Sassuolo, ecco, 2 anni fa, e noi abbiamo sempre parlato che era bravo, era forte, un Napoli senza pigliare sui quadri, poi complessivamente non ce l'abbiamo. Ci siamo pigliati a Kluivert e Lindström. Secondo me Lindström. Non so più come. No, non sono d'accordo. Perché in Germania o Francoforte cavano a fare 16. Allora, fammi parlare a me. No, non so, ma è che sta zitto, mi fa parlare. Non sono d'accordo. Allora, questo calciatore che abbiamo preso è fermo da non so da quanto tempo, perché ha preso una malattia, una malaria. Io ti posso dire, sia come trequartista e sia sulla fascia, secondo me questo giocatore è molto valido per il Napoli. Ok, quindi tu confermo ti piace l'acquisto del Napoli. È anche alto, 1,84. Io mi ricordo che quando faceva Napoli-Sassuolo, abbiamo visto qualche partita da Sassuolo-Milan e giocava lui, molto veloce sulla fascia, e tu dicevi sempre: papà, questo è un bel giocatore. Ieri appunto ci sono state le visite mediche di Traoré a Villa Stewart, è stato tutto confermato. Abbiamo aspettato ovviamente le visite mediche. Giusto, proprio perché hai detto che Traoré ha preso la malaria. La malaria, sì. A dicembre 2023 Traoré è stato ricoverato in ospedale, ha preso la malaria. Cosa ne penso io di questo calciatore? Riprendo le tue parole. A Sassuolo, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, stagione 2021-2022, era un grandissimo giocatore. Veramente faceva i buchi per terra e giocava, se non mi sbaglio, nel Sassuolo alla sinistra, quindi giocava sulla fascia. Però questo è un giocatore che nasce come, secondo me, e poi anche ad Empoli l'abbiamo visto, come trequartista. E a me mi piace giocare sia come trequartista sia alla sinistra. E può giocare anche mezzala. È ambidestro, quindi per questo in Napoli faceva, sì, in Serie A i gol nell'ultimo anno appunto dove ha giocato 21-22 se non sbaglio, ha fatto comunque i buchi per terra e tutti ammiravano le sue giocate. Anche il fatto che questo giocatore può ricoprire diversi ruoli, certo, sia a destro che a sinistra. Praticamente sarebbe sostituto di Elmas. Esattamente. Giusto. Elmas è andato all'Ipsia e noi abbiamo preso, stavamo sondando anche Samardžić, ma è un po' sfumata come pista questo ragazzo. Ben a Napoli. Io ho detto i lati positivi. I lati negativi invece quali sono? Che questo ragazzo è passato dal Sassuolo al Bournemouth, sì, quindi in Premier League per una cifra intorno ai 30 milioni di euro se non sbaglio. Ma questo ragazzo come... mo ti spiego. Aspetta, fammi capire. In Premier League in 2 anni ha fatto 16 presenze. Questo ragazzo è strano, l'ultima presenza nominato. L'ha fatta a settembre. L'hanno nominato. E sì, io vi sto elencando tutti i lati negativi. Non di poi questo sto ragazzo è stato malato e ha preso la malaria. Ha superato le visite mediche. Ok. Significa sta bene. Possiamo dire tra virgolette che sto ragazzo è fermo da 2 anni. Conosce già la Serie A perché ha giocato con l'Empoli, ha fatto le giovanili con l'Empoli, ha giocato col Sassuolo dal 2019-2023. Caro Shaleboom, ti dico la mia. È un punto interrogativo. Allora, questo qua, okay, classico giocatore, già l'anno prossimo. Il Napoli non lo riscatta? Io dico che lo riscatta e l'anno prossimo sarà già titolare per l'anno prossimo. Sta facendo già la squadra per l'anno prossimo. Barascheira deve rinnovare anche lui. Speriamo, deve riprendere la forma fisica qua, che è un giocatore di qualità incredibile. Osimhen ci manca, Anguissa ci manca. Parlando di cifre, Napoli ha raggiunto un'intesa con il Bournemouth su un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Un po' alto. Vi dico una cosa, pensiamola sempre, ma sì, è un po' alto, sì, il prezzo. Questo prezzo mi sono pigliato a Samardžić. Dobbiamo pensarla in maniera positiva. In questo momento molto delicato per il Napoli, dobbiamo dare comunque quella positività. Viene Traoré, va bene, ci sta, diamo fiducia dobbiamo a questo ragazzo. Anche noi, bravo, dobbiamo dare fiducia. Per me a ad oggi è un punto interrogativo, ma io spero che veramente ritorni a spaccare i culi come faceva col Sassuolo. Bravo, ok, bravo, giusto, dobbiamo dirlo. Bravo, e dai. Poi è un classe 2000, è giovanissimo. Si vuole dire 24 anni, sì, quindi è giovanissimo. Detto questo, futuro per il Napoli. Vorrei vedere qualche azione. Futuro per il Napoli e andiamo a vedere qualche azione. Dai, vediamo, dai, vediamo, dai, così ci facciamo un bel applauso. Vediamo. Un bel benvenuto. Eccolo qui. Sto ragazzo ha fatto cioè 10 presenze ha fatto in Premier League, ha fatto davvero poco. Costa d'Avorio è la sua nazionalità.
ha qui la numero 10 in nazionale, dove ha fatto un bel gol. Qui stiamo vedendo le giocate, che appunto quelle poche giocate che ha fatto in Premier League. Ragazzi, la qualità al giocatore non è che, come dire, non è che si perde negli anni. Se uno ha qualità, ce l'ha sempre. Ce l'ha sempre, giusto. Io parlo di forma fisica. Sto ragazzo comunque negli ultimi mesi e nell'ultimo periodo non se l'è passata bene. È un ragazzo che tira molto, no, mi piace. Vede la porta. Sì, bravo. Qui parte dalla sinistra, come abbiamo detto, perché a Sassuolo giocava a sinistra, bellissimo. Bravo, questo bello, gol. Bello, bello. E quindi speriamo, questa stagione 21-22, speriamo bene, speriamo che possa riprendere, appunto, come detto prima, la forma fisica. Questo ragazzo è un talento, classe 2000. Speriamo bene, voglio, speriamo bene. Non, purtroppo non ha fatto. Questo col Bournemouth. Sì, sì, col Bournemouth. Purtroppo Bournemouth. Vabbè. Chef, non ti preoccupare, ci siamo capiti. Stavo dicendo, questo ragazzo purtroppo non ha fatto fortuna in Premier League. Purtroppo, per fortuna, può darsi che Napoli è la piazza di rilancio. Allora, però ti voglio dire una cosa, tu sai, noi parliamo, sempre a speranza, ti voglio dire solo una cosa, noi parliamo chiaro. Mamma mia, che giocata qua, bellissimo. Allora, se ben ti ricordi, abbiamo fatto il video di presentazione di Lindstrom. Sì. E proprio ci vedete le giocate stupende. E no, ma noi parliamo. Nel 11 abbiamo trovato Lupac. Perché secondo me Lindstrom, a proposito di Lindstrom, qui bellissimo gol, sotto la traversa, bello. A proposito di Lindstrom, viene Traoré. Ha fatto queste giocate? Sì. Come mai qui si è giocato poco? Non lo so. Comunque c'è stato qualcosa che non è andato in Inghilterra, dobbiamo dirlo. Ci ha fatto pochissime presenze, cioè 10 presenze ha fatto. Pochissime. Poca roba. Poca roba, sì. A proposito di Traoré, che può ricoprire diversi ruoli, abbiamo visto Sassuolo ha fatto l'ala sinistra. E da come ho capito la situazione è questa: Lindstrom pare che rimanga, ok? Perché si stava pensando a un prestito. Rimanga? Rimane. Rimane Lindstrom. Polita. E parte Lindstrom. Zerbin. Zerbin dovrebbe andare al Frosinone. Beh, lo cercavo il Frosinone, sì. Quindi ci liberiamo con un'ala. Però, dico io, no. Qui intanto contro il Napoli facevi sempre grande partita. Grande partita, bravo. Contro il Napoli. Questa era la... C'era Fabio Ruiz, quindi era il primo anno di Spalletti, dove facemmo terzi, se non sbaglio. Sì. Qui con l'Empoli. Guarda qui che bella giocata. Bravo. No, pure il dribbling. Ma speriamo bene. Saltare l'uomo. Speriamo che il giocatore potrebbe risolvere tante partite e tante belle cose. Può giocare pure mezzala, papà. Certo, che si abbia lanciato la Baracelli, no, pa fascia, guarda che... Speriamo, speriamo. Allora, stavo dicendo prima, mi ero scordato, ma mi è venuto in mente. Abbiamo preso un'ala e tra l'altro il Napoli ha raggiunto anche un accordo con Gonge o Gonge del Verona, che dovrebbe essere il sostituto di Politano, oppure si alterna. Ma lui è terzino sinistro. No, che terzino sinistro? Su Gong. Ma che terzino sinistro? È un'ala. È un'ala. Io mi ricordo che quando mi ha fatto fan da calcio, su Gong, nessuno voleva. Ce l'ha venuto a pigliare. Fatto 6 gol col Verona. Il Napoli, se non sbaglio, lo paga 18 milioni. Ha raggiunto l'accordo con allora, il Verona. Uno. E tu ci hai mai capito chi voglio riuscire? Chi può riuscire? Non lo so, per me ci vuole giocatore dell'Atalanta. Cop Miners. E Scalvini. Chulevil. Ok. Centrale. Ci voleva un giocatore già di qualità, pronto subito per la Serie A. Anche lui a centrocampo. Lo so, ma stiamo questo qua proprio. Che ha preso molto bravo sulla fascia. Ah, tu come fai quello lo so solo. Non sbagli, 15, era bravo, 15, io mi ricordo che lui diceva come bravo si guarda, come fa. No, me lo ricordo. Me lo ricordo benissimo. Possiamo fare anche critiche, cose, però a noi in Napoli mio è nella nostra vita, nel nostro DNA. Certo. Anzi, se facciamo anche critiche per il bene del Napoli, però nel bene e nel male, voglio sapere, no, ognuno tifa per la sua squadra. Su questo siamo d'accordo. Però voglio dire anche una cosa, perché voi commentate sempre, dite, ma ogni giocatore che viene per voi è un fenomeno. È un fenomeno. No. Anzi, quando parliamo bene è perché siamo speranzosi, perché vogliamo pensarla in maniera positiva. È ovvio che i Pulis a Cup Miners, Samardžić e Scalvini subito. Grazie. È normale. Ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo e dobbiamo sperare che questo Traoré possa fare bene a Napoli. Quindi non dite ma Schalebum e Chef Frankenkirt Lindstrom Nathan Traoré erano cambiù. No, parliamo in maniera positiva perché siamo speranzosi. Stiamo facendo proprio un video in maniera positiva e cioè speranzosi, sì. Solo su Aion, Gugobor non ha fatto niente. Ci ho ricordato a Sassuolo 2 anni fa. Certo, io se un lavoro riscatta 25 milioni, non è che non ha pagato, ha pagato 25 bei milioni soldi, soltanto. Però io penso che caccia 25 milioni in Napoli, se questo veramente fa la differenza da subito.
Io non lo so quanto possa fare la differenza da subito, visto che è un calciatore fuori forma, dobbiamo dire. Senti, voglio lanciare l'ultima bomba, perché qua abbiamo quasi finito. O Napoli vince la Supercoppa. Azz, lanci sta bomba, non è una bomba, è proprio un bombone. O Napoli vince la Supercoppa. Vabbè, vi aspettiamo ovviamente giovedì, quindi domani, con la diretta di Napoli-Fiorentina. Faremo anche il video, quindi vi aspettiamo. Comunque, noi stiamo continuando a vedere le giocate di Traoré. Ha fatto un mare di gol, eh. Dai, molto facciamo veloce. Un applauso per questo ragazzo, che possa riprendere a giocare al meglio come ai tempi del Sassuolo. Speriamo, dai, speriamo. Quindi benvenuto Ahmed Junior Traoré al Napoli. Vai, lasciate un bel mi piace. Speriamo bene, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social. Vi aspettiamo domani, eh. Grazie a tutti. Domani, grazie, con la Supercoppa. Speriamo bene, incrociamo le dita. Sempre e solo forza Napoli. Benvenuto Traoré. Ma ricordatevi sempre, Canui, simmi più forte. Simmi the best. Ciao.